unicorni. Ho qui, come avete visto dalle immagini, dal titolo e tutto, questi qui che sono bellissimi, sono i Biggie Pets. E ho questo qui che è Sugar, poi ho Dalmatian e poi ho questo qui che è uno raro. Se che ci crediate o no, io ho questi Biggie Pets veramente da una vita. Dall'estate, solo che non ho avuto veramente il tempo di spacchettarli insieme a voi e sono rimasti lì, io li guardavo e dicevo ora vi apro, tranquilli che ora vi apro. E quindi è arrivato il momento, yeah! Allora, come primo Biggie Pets io voglio aprire Dalmatian, perché Dalmatian dovete sapere che mi fa impazzire. È troppo 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 carino, del pezzo di Dollface che io amo. Quindi così avrei la famiglia al completo, perché ho Dollface, poi ho anche la Lil di Dollface, ho il pezzo piccolo e così avrei anche il pezzo grande, che è troppo troppo puccioso. E questi qui fatemi sapere, lasciando intanto tantissimi like se volete altri video dedicati al mondo delle LOL Surprise in generale, quindi anche le fake mi raccomando, e fatemi sapere giù nei commenti in un prossimo video quale volete che apro dei due, Sugar oppure questo qui che è raro. Fatemelo sapere giù nei commenti. Allora, detto questo, posiamo tutto, perché se no facciamo il patatraccone qui sul letto e già veramente Andrea fa anche tanti patatracconi, non li voglio fare io. Allora, iniziamo a spacchettare questa confezione, che è tipo gigante, e se mi metto così vi vedo praticamente rosa, tipo fucsia, e sembro tipo CSI. Allora, iniziamo. Allora, qui possiamo trovare veramente tantissime cose, quindi bando alle ciance, ciancio alle bambe, direi che possiamo aprire in un modo o nell'altro. Sì, ovviamente levo prima lo scotch. Allora, ho qui la ball gigante, perché è una super mega ball, e qui c'è il piccolo ma grande Dalmatian, lo posiamo qui. E poi qui nella confezione ho trovato tantissime altre cose che andrò a togliere, infatti, dalla confezione stessa. Questo qui lo buttiamo, quindi ciao. Ok, questo è quello che succede tutte le volte che apro le LOL. Allora, qui abbiamo una bustina che adesso andrò ad aprire piano piano, e qui c'è la checklist, che è super mega importante. Poi c'è tipo un indizio e le istruzioni, che momentaneamente non servono a niente, quindi ciaone proprio. E questo qui ciaone proprio. Poi, prima della checklist intanto vediamo gli accessori più grandi. Apriamo gli accessori e ci sono un paio di occhiali, cioè c'è un paio di occhiali gigante, ma io me lo metto subito, cioè, ma questi qui sono bellissimi, mamma, no vabbè, ciao, cioè guardate, no, vabbè, vero tutto fucsia, se vuoi vedere un mondo fucsia metti gli occhiali dei Biggie Pets, cioè è bellissimo, stupendo, 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 ma li levo perché sennò tipo vedo tutto flashato. Allora, poi qui abbiamo questo qui, che è, io pensavo che fosse magari tipo una coroncina, no, si potrebbe usare volendo come collanina, oppure magari da mettere proprio al Biggie Pets, tipo Dalmatian stesso, oppure si può mettere semplicemente anche per portare anche la ball, questa qui, ovunque volete voi, anche se viene un pochettino male portarlo un pochettino in giro. E qui abbiamo il ciondolino, che è questo qui, invece possiamo metterlo tranquillamente al Dalmatian ed è troppo puccioso, oppure noi come braccialino, potete scegliere tranquillamente voi. Ok, queste cose le possiamo momentaneamente togliere. Allora, qui abbiamo la checklist. La checklist, sono curiosissima perché ancora non l'ho vista. Oh mamma mia, sono delle cose pucciosissime che adesso vi mostrerò nel dettaglio appena ci spostiamo nella scrivania. Però, cioè, sono bellissimi. Ma Neon Kitty non l'ho trovato da nessuna parte, da nessuna parte. Ok, adesso penso che ci possiamo spostare nella scrivania. Ed eccola qui la splendida ball, e sbuca Dalmatian. Ok, andiamo intanto ad aprire questa ball. Ok, ok, non è successo niente, tipo l'esplosione, ma va tutto bene. Ok, ball aperta, ciao ball di sopra. Ed eccolo qui, mamma mia, quanto è puccioso. È pesantissimo, ragazzi, è super pesante. Allora, qui abbiamo, ok, sì, lo dobbiamo staccare per forza, perché è tipo anche un salvadanaio, Mi lo userò ovviamente come, cioè, messo nella scrivania. Ma che puccioso anche questa qua. Ok, ciao. Eccolo qui, ma ciao piccolino. Fa anche rumore.
Questo qui, vabbè, lo apriamo anche dopo, ma sì, lo apriamo ora, anche se ora farà tipo wuh, che volerà a destra e a sinistra. Perché questo qui, guardate, ok, lo potete mettere come zainetto, perché vanno attaccati qua e qua e diventa uno zainetto, ma tanto io lo utilizzerò sopra la scrivania, bello esposto col suo faccino, mamma mia che bello. Allora, dove saranno tutte le sorprese? Le sorprese sono qui sotto, perché essendo che è un salvadanaio, abbiamo l'apertura di sotto, che è brutto da dire, però va bene, eccole qua, già ci sono tantissime cose. Questo lo posiamo e prendiamo tutte le bustine. Oh mio Dio, che strano, è stranissima una cosa del genere, oh mamma, ma guardate le bustine. E poi ci sono delle cose bloccate, ok, è uscito. Ok, ok, dai, esci, esci, esci anche tu. Perfetto, adesso che è totalmente vuoto, lo possiamo richiudere. Se si chiude bene, ovviamente. Sì, ti devi chiudere, non così, ma... no, come si chiuderà? Non lo so, ma eccolo qua. Ok, abbiamo chiuso Dolmatian. Questo qui momentaneamente lo possiamo togliere, perché è messo qui tipo un pochettino ingombrante. No, vabbè, lo possiamo lasciare anche qua. Allora, e qui ci sono tutte le bustine. Io non so veramente da cosa iniziare. Tocco un po' qualche cosina, perché sono curiosa. Oh mamma, no vabbè, già tocco delle cose piccolissime. Allora, iniziamo ad aprire le bustine. Inizio da questa, che sembra sia una palettina. Ed è una palettina azzurra e mi dice che abbiamo trovato un cagnolino, un cagnolone. Lo posiamo qui. C'è anche un'altra palettina ed è fucsia e già vedo qui una codina. Quindi è un gattino e infatti è un gattino patatino patatino. Lo mettiamo qui. Poi tocchiamo, tocchiamo. Qua c'è qualcosa di piccolissimo. Qua qualcosa di altrettanto piccolo. Cos'è questa cosa? Non lo so, non lo so, vediamo. Ok, quindi io direi che, dato che abbiamo visto le palettine, possiamo andare oltre. Quindi apriamo questa bustina qui. Che cos'è? Oh, ma che carino, ma è un fiocchettino nero bellissimo. Cioè è troppo troppo carino, è puccioso. Oh, la puccioseria, ok. Poi questa cosa piccolissima, ma che cosa sei tu? Vediamo, apriamo, apriamo, apriamo. Ed è... ah, un collarino, ecco, tipo una collanina tutta in perle. E poi c'è... no, vabbè, ma avete visto tipo un diamantone gigante bellissimo al centro? Stupendo, super mega fashion. Poi, qui... allora, questa qui è un'altra collana? Vediamo... sì, però questa volta è un fiocco più che una collana ed è azzurro. No, vabbè, ma è bellissimo, mamma mia. Ok, posiamolo qui. Poi, cos'è questa cosa gigante? Apriamo. Allora, ah sì, ok, ok, ho capito. Questo qui è tipo anche, lo potete usare anche come portafortuna, lo potete attaccare ovunque. Ed è un ferro di cavallo, è un ferro di cavallo, è anche simbolo dell'amicizia col cuoricino. Questo lo potete appendere ovunque. Ma che puccioseria. Poi, cosa c'è qua? No, vabbè, apro subito perché sento che è un osso. Ma un osso, ma quanto sei bello. Cioè, ma è bellissimo, è troppo troppo carino. E no, vabbè, tipo un messaggio segreto. Tipo, Dolmatian esploderà da un momento all'altro. No, vediamo, apriamo. E qui ci dovrebbe essere, cos'è, l'indizio? Sì, 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 guardate. No, vabbè, macione, bellissimo. Allora prende tipo gli occhialoni del nostro Dolmatian. Ok. E qui c'è la fiamma con il cucciolo. E c'è scritto hot dog. Oh mamma, tipo spunta l'hot dog e ce lo mangiamo. No, sto scherzando. Ed è troppo, troppo, troppo carino. Un gioco, perché c'è scritto joke. Poi apriamo l'altra bustina. E c'è, cos'è? Tipo un profumo o un tablet? Ma che cos'è? Sembra tipo, sì, tipo un tablet, perché poi comunque c'è tipo cosa comprare, questo, 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 quello. Guardate la puccioseria, che carine, ci sono le scarpine super mega pucciose. E lo posiamo qui, ma quanto è bello l'osso. Cioè, secondo me l'osso è troppo, troppo carino. No, vabbè, adoro troppo. Questo è bellissimo anche come portachiavi. Poi apriamo, e qui cosa abbiamo trovato? Qualcosa che cade, ragazzi. Cade tutto, cade. Ah, ecco! Questo qui invece è proprio la ruota dell'amicizia. No, vabbè, la puccioseria, ma che carino. Cioè, bellissimo, voi potete farlo girare anche con le vostre amiche. E scegliete le emoji e poi scegliete qui che c'è il mangiare, lo studio, l'amicizia oppure il party. Vabbè,
adoro. Allora, andiamo alle cose super mega importanti, perché qui dentro ci sono delle cose super mega belle. Infatti c'è scritto fragile, poi c'è questo qui che è azzurro e questo qui che è rosa, quindi io direi di iniziare subito da quello rosa. Ovviamente dobbiamo togliere la plastica, che è tipo durissimo, quindi prendo le mie amiche forbici. Ok, tagliamo tutto. Ma che carino, qui c'è un gattino, cioè c'è chiaramente un gattino qui dentro. Apriamo e c'è la sabbia. Ma che odore! Mamma mia, che odore di fragola! Ho sentito tipo vum, un'esplosione. Allora vado così, anche senza la palettina. No, ma cosa sbuca qui? No, mi devo far aiutare per forza dalla palettina. Quindi prendo questa qui del gattino e inizio a scavare. Questa momentaneamente la poso anche qui, perché c'è qualcosa di gigante. Mamma mia, non ci posso credere. Sì, scaviamo tutto, perché tra un po' sbucherà qualcosa di epico. Oh mamma, avete visto? C'è stato tipo l'esplosione della sabbia. Vediamo se riesco così. Infatti già sta sbucando la testolina. Vediamo se... Eccoci qua. Ok. Allora, leviamo tutta la sabbia. Guardate! Ma è bellissima! Lei è Doll Kitten. Cioè, è stupenda. Anche la sabbia è molto, molto carina. Però lei... Mamma mia, sembra tipo una giapponesina. Non so perché, però è stupenda. E già si può notare che molto probabilmente cambierà colore. Che patata, che patata. Allora, questa qui la poso. La vado a riposare qui dentro. Ok, ok, ok. E adesso andiamo ad aprire questo qui azzurro. E qua dice che c'è un gattino. Anche qua c'è un gattino. Ok. Se lo dici tu, vado ad aprire anche questa qui con le forbici, perché sennò non ce la faccio assolutamente. Cioè è durissima, neanche le forbici ce la possono fare. Ma ok, leviamo tutto e a questo punto apriamo. Dovrebbe essere azzurra, no, è verde, cioè tipo un verde molto molto chiaro. A questo punto faccio anche così e vediamo cosa ci sarà qui dentro, anzi chi ci sarà qui dentro. No, ma ciao! Ma no! Ragazzi, ma è bellissimo! Sembra il cagnolino, perché è un cane, non è un gatto. Sembra il cagnolino di Alice. Mi sembra tantissimo il cagnolino di Alice. Quindi io adesso poi devo andare a vedere la checklist, ma momentaneamente lo poso qui, perché dobbiamo aprire ancora lui, perché qui dentro c'è qualcosa. E c'è scritto free pets, quindi cucciolo in regalo. E chi ci sarà qui dentro? Scopriamolo subito, perché ormai sono super curiosa e anche voi. Leviamo, è fucsia. Questo qui così non scenderà mai, perché è più piccolo. Cosa sbuca di qua? Ma cosa sbuca? Cioè, ma dal dietro mi sembra tipo neon. Ma no, ma è il gattino. Ma che puccioso. Mamma mia, c'è un pezzo così puccioso mai l'avevo visto. Ma quanto sei piccolino, piccolino patatino. Cioè, ma sei stupendo. Cioè, è bellissimo, è il gattino piccolo di Neon Kitty. Cioè, è bellissimo. Ok, allora, stiamo calmi. Poso tutto, perché devo prendere la checklist, perché devo scoprire perché c'è questa cosa qui. Allora, noi abbiamo il nostro Dalmatian, che è gigante, ed è lui, e l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato anche Doll Kitten, che infatti, guardate, cambia colore. E questo l'avevamo capito. In più, abbiamo trovato anche... Allora, il... Dov'è? Cioè, dov'è? Perché io non... Ah, eccolo qui! Neon Puppy, che è troppo troppo puccioso. E poi abbiamo trovato, perché mi sembra lei chiaramente, infatti il fiocco e anche il foulard mi avevano fatto pensare ad Alice, però ho detto non è possibile. Invece sì, abbiamo trovato Bow Wow Cutie. Ma che puccioseria è mai questa? E allora lei cambia colore, quindi abbiamo trovato Popular, poi abbiamo trovato uno raro che è Neon Puppy e poi abbiamo trovato un'altra Popular che è Doll Kitten. Io pensavo sinceramente che all'interno ci fosse tipo Doll Kitten e Doll Hammy, e invece no, si trovano sparsi in tutti gli altri, quindi
ora sono curiosa di andarli ad aprire tutti, però questo qui non si trova mai. Abbiamo questo, questo e questo, quindi pazientiamo. E poi la prossima volta fatemi sapere quale volete che vado ad aprire, mi raccomando. Però che dire, io mi sono letteralmente innamorata del cagnolino, questo qui, di Alice, perché è puccioso. E adesso poi lo andiamo anche a sistemare. Poi questo qui per me è un amore, cioè è la pucciosità fatta a pezzi. E poi ovviamente c'è lei che è bellissima, Doll Kitten, che è super mega bella. E mi ricordo infatti tipo una gattina giapponesina, niente male. Detto questo, adesso andiamo a vedere come le piccole patatine cambiano colore. Ma quanto possono essere pucciosi e pucciosetti, sono bellissimi, cioè sono stupendi. Lei ha tipo una tutina, un vestitino, tutto con i cuoricini fucsia e neri, proprio lo stile di Dollface. E poi c'è lei che sembra, non lo so, tipo una scolaretta con questo tipo gilet, il fiocchettino nero e i capelli, anche gli space bun tipo un po' sul blu con le mesh, e poi tutte le mesh blu. No vabbè, io l'adoro, cioè lei è troppo troppo carina. Adesso invece le vado a preparare. Ed eccole qua tutte sistemate, super carine, super alla moda. Lei con la sua collana e il suo diamantone, e lei col suo foulard. E questo qui che è proprio un tocco di classe, che mi fa subito pensare ad Alice, il suo fiocco super mega grande. Poi ho anche Dolmatian, che l'ho praticamente già sistemato e preparato. Ok, ho messo qui il collarino con questo qui che è bellissimo, chiamiamolo pompon, perché poi sembra tipo qualcosa da mangiare. E poi ci sono i suoi occhialoni, infatti vado a mettere gli occhialoni che comunque cadono ogni 3x2. Ed eccolo qui con gli occhialoni giganti, cioè pucciosissimo. Che dire, io sono super mega contenta di questi big pets. Fatemi sapere giù nei commenti quale big pets devo aprire la prossima volta, e lasciare tantissimi like se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso, vi voglio bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni.